Guelfi contro Ghibellini per conquistare lo scaccomatto, così gli alunni dell'istituto Martin Luther King, vestiti da pedoni, cavalli, alfieri, torri, donne e re, hanno dato vita in piazza Garibaldi a uno dei giochi da tavolo più antico e famoso. Una scacchiera vivente animata dagli alunni che si sono sfidati a colpi di mosse strategiche, accompagnata da parodie e rima recitate dai loro genitori. Un'iniziativa voluta dalla dirigente scolastica Rosa Cartella, giunta al secondo anno e che vede i più piccoli prendere parte anche ai tornei regionali e provinciali di scacchi. Oggi con il torneo di scacchi viventi si conclude la prima fase del progetto Scacchi a scuola, realizzato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King. Come dirigente scolastico ho sempre promosso il gioco degli scacchi a scuola per la duplice valenza educativa didattica e ludico sportivo. Il gioco degli scacchi si intreccia con varie svariate discipline molto importanti, quali la storia, la geografia, la matematica, la scienza, la geometria e la letteratura. Questo lavoro di rendere questo centro il luogo identitario della città sta cominciando ad avere i frutti. I bambini sono qui nel loro centro storico, nella loro piazza pedonalizzata e giocano a scacchi, che era stata una delle proposte iniziali che la mia amministrazione aveva fatto, proprio perché gli scacchi rappresentano uno sport che sviluppa le capacità logico-matematiche, ma una forte capacità di integrare tra loro le persone. Un gioco che sviluppa la logica, educa il rispetto delle regole e aiuta i più piccoli a prendere delle decisioni immediate, che ben si sposa con il percorso educativo, come sottolineato dalle referenti del progetto, le professoresse Luigia Giunta e Giuseppina Lavail. Oggi qua vedrete appunto, da una parte ci saranno i Guelfi e i Ghibellini, le due fazioni contrapposte, impero e papato, che prima della nascita delle signorie si contendevano e mettevano in atto delle guerre. I bambini sono vestiti, sono preparati a un percorso che dura 2 anni, proprio da quando la dirigente nella nostra scuola, e che vede proprio questi bambini, come ho detto poc'anzi, dei protagonisti attivi, accompagnati dalle famiglie che ci seguono anche nei tornei provinciali e regionali che noi appunto disputiamo nelle varie città della Sicilia. Un'iniziativa che si ripeterà nel mese di maggio e che è stata accolta con grande entusiasmo non solo dai più piccoli ma anche dai loro genitori. È una grande emozione accompagnare i propri figli e vederli giocare. È un'esperienza bellissima, questa degli scacchi sviluppa la mente, è una bella esperienza.